sul mio canale. Oggi sono qui in questa stanza iniziale del vlog perché in camera mia si andano tutti i rumori per la strada e oggi è martedì e non lunedì. Questo perché la macchinetta mi ha cancellato la clip iniziale di ieri, comunque tanto non avevo letto neanche, quindi si può rifare da capo. Questa settimana assisterete probabilmente al mio diventare lentamente pazza perché ho un esame venerdì e uno lunedì e sono abbastanza difficili entrambi, abbastanza impegnativi entrambi, quindi bella vita sociale che non avrò. Nel frattempo però vi parlo dei miei piani di lettura. Mi piacerebbe questa settimana riuscire a finire almeno The Well of Ascension. Mi manca il 60% del libro, però leggendo un paio di capitoli la sera dovrei riuscirci, solo che per adesso la sera sto studiando, quindi non lo so se questa cosa andrà veramente a buon fine, non ne ho idea. Ovviamente la cosa che so riuscirò a leggere è La pietra filosofale, che sto continuando perché quando vado in palestra o cammino, vado a fare la spesa, insomma, ascolto questo, quindi sicuramente riuscirò ad andare avanti, forse anche a finirlo, perché alla fine mi mancano 150-160 pagine, quindi si può fare benissimo. Per esempio, oggi vorrei andare a studiare nel pomeriggio in biblioteca al centro, quindi tra andata e ritorno se ne va almeno 40 minuti, e quei 40 minuti saranno di audiolibro, anche perché ieri in palestra alla fine non ho sentito l'audiolibro perché volevo un po' di carica dalle canzoni, quindi ho ascoltato musica. E in più, in tutto questo, vorrei leggere un capitolo a sera di Priory of the Orange Tree. Ero arrivata a pagina 80, quindi tramite la lettura di un capitolo a sera spero di arrivare almeno a pagina 150 questa settimana, che considerando che ho due esami è una cosa buona, giusta. Quindi adesso, mentre mi metto a fare il caffè, perché a mattina io necessito della mia dose iniziale di caffè per iniziare lo studio matto e disperato, leggerò il mio capitolo di Priory, quindi sì. Ma è già giovedì, quindi ci sono un pochino di update che devo farvi. Perché, no, in realtà sì, un giorno sono saltato. Vi ricordate la clip io che leggevo Priory? Sì, da lì a 10 minuti dopo ho scoperto che l'esame che dovevo fare venerdì era stato spostato al giorno dopo, quindi ero lì della serie. Oh mio Dio! Ho preso tutte le mie cose, sono corsa in biblioteca a studiare tutto il giorno, tutta la notte, tutta la mattina dopo, per poi scoprire che invece lo devo fare il 20. Quindi, ieri ero particolarmente distrutta e non ho registrato assolutamente niente, anche se ieri sera ho recuperato un paio di capitoli di Priory, perché vi avevo detto che volevo leggere un capitolo al giorno. Ho recuperato i due capitoli dell'altro giorno, quindi sono arrivata a pagina 92 e il capitolo è l'ottavo. Oggi conto di leggerne almeno tre, quindi sto facendo dei piccoli progressi per quanto riguarda il primato dell'albero dell'arance, che mi sta piacendo molto. E questa mattina a tema, proprio ho deciso di iniziare perché mentre faccio colazione guardo una puntata di qualcosa e non era uscito niente di nuovo, quindi ho deciso di iniziare Il Principe dei Draghi su Netflix, l'anime, e mi sta piacendo tantissimo. Ho visto i primi due episodi mentre appunto facevo colazione, mi preparavo, eccetera. E forse prima di andare a dormire vedrò un altro episodio. E sì, per adesso questi sono i miei piccoli update. Oggi adesso vado alle poste a spedire, devo passare in banca perché devo pagare le tasse dell'università e poi andrò il pomeriggio di nuovo a studiare, tutto il pomeriggio da più o meno l'una fino alle 6:30 in biblioteca, perché mi ci trovo molto molto bene. E quindi sì, il video di oggi probabilmente uscirà estremamente tardi perché l'ho dovuto girare questa mattina mentre giravo facevano dei rumori atroci e adesso hanno smesso. Quindi quando torno da queste commissioni lo edito e spero di riuscire a caricarlo entro le 4 di pomeriggio, non alle 2 però. Ok, e domani mattina dovrò girare degli altri video perché oggi ne sono riuscita a girare soltanto uno, quindi per adesso questo è tutto. Io vado a fare le mie piccole commissioni e noi ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, sono appena tornata a casa e ho trovato questa bustina delle poste ad aspettarmi. Non è niente che abbia ordinato io, però c'era una ragazza che mi aveva scritto che voleva farmi un regalino, quindi presumo sia qualcosa che mi ha inviato lei ed è Ilaria, non so se vuole sapere, se vuole che io dica il suo cognome, quindi non lo dirò, ma lo sto aprendo perché sono un sacco curiosa. Oh, che cosa sarà? Oh, quanto costi una letterina! Oh mio Dio, io piango! Alla fine sono riuscita ad aprirlo. Ok.
carino, che l'hai approfittato così bene. C'è la letterina. Oh, leggo prima la letterina. Sei un amore. Oh. Ilaria, io piango. Suspense. Oh. No, sei folle. No, sei folle! L'ha creati lei! Oh mio Dio, sono bellissimi! Wow, oh mio Dio! Piango! Sono i segnalibri ispirati a Nevernight, God's Grave e Dark Dawn che ha realizzato lei e ci sono le frasi, quindi mai tirarsi indietro, mai avere paura, mai dimenticare, perché il retro ha la copertina, poi c'è vinci la tua paura, conquista il mondo e quando il sangue è quando tutto è sangue, il sangue è tutto, io piango. Tremo, ragazzi, sono bellissimi. E poi mi ha fatto uno anche sul priorato dell'albero dell'arancia di Samantha Shannon. Ilaria, se adesso tu fossi qui, sappi che ti stiparei un abbraccione e ti stritolerei, sono meravigliosi, mi tremano le mani e ti ho stato un regalo di compleanno bellissimo. E questo qui finisce tutto, davvero tutto, nel mio album dove metto le letterine, le cose che mi inviate voi, e invece i segnalibri finiscono dritti, dritti in libreria sulle mensole di Jägersoft. Non era una settimana meravigliosa, però questo regalo mi ha appena, non lo so, risollevato tutto, il mese, cioè Ilaria, grazie di cuore, davvero. E le tue parole, ah, ora ti rispondo su Instagram. Tazza di tè con il latte buonissimo e nello studio matto e disperato con la vestaglietta da vecchietta e anche la borsetta dell'acqua calda da vecchietta perché fa freddissimo, potete sentire forse dal rumore dietro in sottofondo che c'è un temporale e adesso farò fulmine. Forse non l'avete sentito, però c'è stato un fulmine e quindi non ho letto nulla, non è vero, è una bugia, ho letto due capitoli di The Wall of Ascension ieri sera, wow, e ho visto un'altra puntata del Principe dei Draghi, wow, quanta produttività in questi reading vlog, però studio matto e disperato, oggi ho girato due video, quindi almeno ci siamo tolti quello, ero andata in biblioteca, ma poi la biblioteca era chiusa, ho scoperto, ma domani mattina andrò a fare colazione fuori con le mie coinquiline perché poi loro vanno via, io sarò qui fino al 20, inferno non mi abbandona mai. E niente, devo finire di studiare, andrò a studiare sempre in biblioteca che chiude poi alle 2, mi pare, o a mezzogiorno e mezzo, vabbè, comunque chiude per pranzo, insomma, e poi tornerò a casa a studiare, probabilmente farò qualche altro video e niente, leggerò forse, non lo so, perché due giorni dopo ho l'esame. Però la parte scritta non mi preoccupa tanto, la parte orale è abbastanza facile perché è solo la pratica, quindi ce la dovremmo fare, vediamo. E sì, questo è tutto per questo piccolo update.
infatti sono con la magica copertina dell'Illumicrate di Nevernight, che oramai è diventata la mia copertina da bozzolo, e aggiornamento di questo reading vlog, cioè vi dico che cosa sono riuscita a leggere durante questa settimana. Sono arrivata, cioè per mia grande sorpresa, perché non me lo aspettavo, a pagina 165, quindi capitolo 15 del Priorato dell'Albero delle Arance, quindi anche la mia lettura per il GDR prosegue. Oggi cercherò di fare degli aggiornamenti, delle storie di aggiornamento sulle stories del gruppo, vi lascio la pagina come sempre giù nell'info box, quindi ho letto questo e sono arrivata a metà di The Well of Ascension. Non so se The Well of Ascension mi stia mettendo il reading slump o il mio odio per Eland non mi permette di continuare a leggerlo. Comunque, fatto sta che sto anche nella settimana nel periodo degli esami, quindi questo è il motivo per cui sto leggendo così poco. Però sì, in totale avrò letto circa 200 pagine questa settimana, che è un po' uno schifo di risultato, però a me va bene così, vi ho fatto vedere la bellissima biblioteca del mio paese. E niente, questo è tutto per questo reading vlog. Ora vado a iniziare il prossimo reading vlog. Sarà bello vedere come l'ultimo vlog dell'anno sarà me che piano piano ho raggiunto l'esaurimento nervoso. Perché è quello che state vedendo in questi reading vlog. Sarà che pian piano va verso la pazzia e l'oblio, smette di leggere e muore tra lo studio. Ok, il reading vlog finisce qui. Io spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al video di domani. Ciao ragazzi!